Eccoci qui, ciao amici, ciao amiche. Come sapete, indicativamente io faccio la diretta domenica sera lì da voi, quando qui è ancora pomeriggio, quando da voi sono circa le 8:30 di sera. Ciao Felice, come va? Ciao Inter. Quindi indicativamente verso quest'ora faccio la diretta, io di solito metto avviso, c'è la diretta, no? Ma tanto lo sapete, se alle 8:30 c'è la diretta è perché c'è, se non c'è niente, è per l'altra settimana. Allora, facciamo una diretta classica, quelle diciamo normali. Voi scrivete qualche domanda e io cerco di darvi la risposta. Io qui su cellulare ho moltissime domande, sarebbe interessante risponderle per carità, però starei rispondendo a domande che magari mi sono state fatte la settimana scorsa, 10 giorni fa, che sono interessantissime per carità, però è bello anche fare una diretta dove si fanno le domande e si rispondono, in modo che rispondiamo alle domande delle persone che stanno seguendo in questo momento. Ciao 21 Dodò. Ciao il mondo del perché, buonasera a tutti. Eccoci qui. Io sinceramente non avevo molta voglia di fare la diretta, infatti non ho neanche avvisato a nessuno, di solito avviso, mando il link. Però, ripeto, è una buona opportunità per togliersi qualche dubbio, ecco. Chi fosse in linea in questo momento può fare una domanda e io cerco di risponderla. Sì, lo so, ho ricevuto tantissime domande, domande audio, ma voi non ci credereste, sono talmente tante le domande che non ci sto capendo più niente. Nel senso che il sistema WhatsApp è ottimo, ma sono talmente tante le domande che rispondere in privato è pazzesco, cioè è difficilissimo. Dovrei stare tutto il giorno e notte a rispondere domande sui cellulari. Mi dispiace perché il rapporto diretto, diciamo, è quello più bello, perché l'ho detto anche quando spiegavo come dovrebbe funzionare la didattica a scuola, nel senso che vabbè, voi non siete bambini, però diciamo il principio è lo stesso. Il bambino fa una domanda perché il bambino è la personcina del perché. Perché, 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 perché. E questa è una cosa bellissima. Pensate, naturalmente i bambini dicono perché. E se sì, potete fare le domande nella chat della live oggi, infatti. Penso che mi dedicherò a rispondere alle domande sulla chat. E quindi i bambini hanno proprio spontaneamente questa cosa del perché, domandano sempre perché. E se noi permettessimo ai bambini di avere le risposte ad ogni loro perché, ma in pochi anni starebbero già a dei livelli universitari, perché purtroppo, la scuola così come è concepita, invece di incentivare il bambino a capire, a crescere, a ragionare, a farsi altre domande, a cercare altre risposte, viene semplicemente frustrato, frustrato perché vuole sapere una cosa, il professore non gli risponde proprio, dice, no, noi abbiamo il programma scolastico, aprite la pagina 22. Questi non sono professori, questi sono dei mercenari, ma la colpa non è tanto dei professori quanto di chi dirige la scuola, da chi dirige il sistema dell'istruzione, che praticamente i bambini non vengono istruiti, vengono addestrati, addestrati, in silenzio, fermi,
fermi! Zitti! Adesso e comincia quella rottura che te in quel momento di quella cosa lì non te ne frega niente. Se invece a quella cosa lì ci arrivi attraverso i tuoi perché, ma non solo ti interessa, ma ti affascina, ti appassiona, vuoi saperne di più. Quindi praticamente stanno uccidendo l'intelletto dei bambini. Perché i bambini devono diventare belli ammaestrati, capito? Ammaestrati, obbedienti, questa è una cosa importante. E meno capiscono e meglio è, perché quando le persone capiscono, poi si creano delle situazioni in cui hai degli adulti consapevoli, coscienti, e che si potrebbero ribellarsi tranquillamente a un sistema dove si opprime l'intelletto e dove le persone vengono obbligate a tante cose assurde che non dovrebbero essere. Vediamo un po'. Allora, il mondo del perché mi dice, gli Elohim non credono alla vita dopo la morte, ma conoscono bene gli antichissimi. Com'è possibile questo? Allora, è possibile nel senso che sì, c'è questa contraddizione, c'è questa contraddizione. Se loro credessero nella vita dopo la morte, come ci credono i nordici, o come ci crediamo noi che abbiamo capito, noi pure saremmo, diciamo, molto più collaborativi con gli altri, no? Molto più collaborativi con gli altri. Invece loro non hanno capito che stanno distruggendo il nostro ritorno a casa, non credono che ci sia un vero ritorno a casa. Non lo credono più che altro per una posizione, diciamo, politica, nel senso che quando tu odi un gruppo di persone, tutto quello che pensa questo gruppo di persone è sbagliato. Allora, gli Elohim, odiando i nordici, buttano nel cestino tutto quello che invece i nordici dicono di bello e di buono. Capito? Quindi purtroppo c'è questa cosa, cioè non hanno capito che cosa stiamo vivendo in questo momento, non l'hanno proprio capito. Ciao a tutti, ciao Nicchi, ciao Maria, ciao Katia Libera, ciao Raffaella, ciao Maristella, ciao Leonardo, ciao a tutti. Cristian L, Robby, Giovanna, Maria Grazia Scintilla, una scintilla di Dio, dalla voce bellissima. Ciao Daniela, ciao Wasabi, ciao a tutti, che bello. Ciao Laura. Allora, vediamo se c'è qualche altra domanda. Ho fatto un po' di video ultimamente. Allora, mi associo alla domanda di Raffaella. Che cosa ha chiesto Raffaella? E vediamo cosa ha chiesto Raffaella. Cosa pensa succederà a tutti noi? Lei sa qualcosa? E beh, cosa succederà a tutti noi? Bisogna vedere in che senso, cioè bisognerebbe essere un pochino più specifici. Quello che succederà a tutti noi è che stiamo attraversando un momento molto difficile, che potrebbe essere superato anche brillantemente se le persone diventassero di colpo consapevoli, perché basterebbe usare il nostro libero arbitrio, l'ho detto anche in un video recente. Però il libero arbitrio logicamente dipende dal fatto che le persone sappiano cosa stiamo vivendo, e spiegare alle persone cosa stiamo vivendo non è per niente facile, voi lo sapete. E voi lo sapete perché penso che qualcuno di voi ha provato a spiegare amici, parenti cosa stiamo vivendo. E gli amici e i parenti hanno avuto un lavaggio del cervello talmente profondo, talmente grande, che quando gli dici una cosa un po' diversa dalle tantissime fesserie che conoscono, gli dici una cosa diversa, paradossalmente non riescono a recepirla.
non riescono a recepirla anche perché c'era questa disconnessione cognitiva, no? Non sapendo certe cose, non riescono ad agganciare l'idea che gli date a quelle cose che già sanno. Perché imparare funziona un po' così: tu sai alcune cosettine, poi tu puoi agganciare delle idee che trovano base in ciò che tu già sai. Se l'idea che tu gli dai non trova base in ciò che la persona già sa, non riesce ad agganciarle, quindi rimane una disconnessione cognitiva. E quindi tu magari gli parli di alieni e questi con i loro abituati a vedere il film di fantascienza ovviamente non ti credono in questi selleroni verdi che vengono giù dal disco volante. Cioè, effettivamente non so, selleroni verdi è una cosa diversa. Gli alieni sono molto simili a noi, quindi non riescono ad agganciare la cosa a un fatto reale, e quindi purtroppo c'è questa cosa. Vediamo un po' se trovo qualche altra domanda. Comunque, cosa ci sta succedendo e cosa ci succederà? Se vi riferite alla vaccinazione e alla pandemia. E questa è una cosa piuttosto grave, dalla quale non si capisce bene come uscirne, perché purtroppo questo è una delle cose. Non so se ci avete fatto caso, ma non vi sembra strano che tutti si sono dimenticati del 5G? Perché il nostro istinto di sopravvivenza va a finire sempre sulla cosa più che mette paura, no? Cosa mette paura? Mette paura il coronavirus, ma più del coronavirus mettono paura i vaccini, perché dice chissà che effetto fanno sti vaccini. Quindi. Però in realtà questa è una delle classiche situazioni sgradevolissime che potevano benissimo non esistere, che se non ci fosse stato questo governo Elohim da dietro le quinte, sicuramente. Questa cosa del coronavirus non sarebbe mai esistita, mai. Né il problema del coronavirus che gira, né il problema dei vaccini, capito? Molti pensano che il coronavirus è un tipo di influenza qualunque, però può avere degli effetti. E vabbè, qualunque cosa sia non ci sarebbe stato, perché questo fa tutto parte di un'agenda Elohim che da dietro le quinte dirige tutto quello che succede. Quindi ci vuole un no al governo Elohim alla base, ok? Però se noi diciamo no al governo Elohim ci sentiamo matti. Dice, siamo matti. Il vicino dice, guarda, guarda quanti matti, si è bevuto il cervello. Ma il vicino di casa se sarà bevuto il cervello che non ha capito niente, che pensa ancora che gli dagli la rotoli per colpa di Renzi, per colpa dei 5 Stelle. Non è così. Non è così, sono pupazzetti. Non contano niente, non contano niente, sono una specie di lotta libera messicana che tu guardi, fai il tifo, guardi qua, si picchiano, si buttano di sotto, se ne dicono tutti i colori, però l'agenda continua, cioè quelli fanno tutto il buffonà, ma l'agenda continua e alla fine ci venderemo tutto. Intere economie distrutte, persone che perdono il posto di lavoro. Persone fallite, disperate, senza soldi. Allora, avevo promesso che avrei risposto alle domande, quindi vediamo un po' le domande. Carlo Fremind dice: Maurizio, co cosa si trova all'interno del buco nero? Allora, quello che c'è all'interno del buco nero è semplicissimo. L'ho spiegato che. Il buco nero contiene delle particelle subatomiche. Una stella, anche il nucleo di una stella, contiene particelle subatomiche. Questi sono tutti vortici che succhiano lo spazio e lo portano nella non località, ossia ricompattano lo spazio in ciò che era prima, ovvero il nulla. Il nulla. A un certo momento tutto lo spazio verrà risucchiato, tutto lo spazio dell'universo verrà risucchiato e lì finisce l'universo. A quel punto finiscono anche le particelle subatomiche. Come la materia è fatta di particelle subatomiche, sparendo le particelle subatomiche spariscono gli atomi, spariscono le molecole, spariscono tutte le forme di vita e tutto muore. All'interno del buco nero ci sono le particelle subatomiche. Capito? Che succhiano lo spazio più velocemente di quanto la luce riesce a uscire.
Allora tu ti trovi questo fotone che cerca di andare via, ma c'è lo spazio che è fortemente risucchiato, e quindi il fotone è invece fortemente risucchiato e quindi non ce la fa a uscire. L'esempio, per esempio, gli astrofisici hanno visto, questa è una cosa che già volevo dirvi un'altra volta, un po' a completamento del discorso della fisica, che hanno visto che c'erano due buchi neri che ruotavano uno intorno all'altro, no? Ruotavano così. Ruotando, 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 come la forza di gravità loro è molto grande, anche se ruotavano velocissime, a un certo momento si sono uniti, buff, e sono diventati un unico buco nero. Per rispondere a questa domanda molto bella che mi è stata fatta, cosa c'è all'interno del buco nero? Allora, vi faccio l'esempio, non mi ricordo esattamente i numeri, ma tipo che uno è un buco nero di circa 50 masse solari, l'altro era un buco nero di circa 70 masse solari, no? Tu fai il conto, 50 più 70, quanto fa? Doveva fare 120 masse solari. No! No! Quando si sono uniti, si sono persi alcune masse solari. Per esempio, invece di diventare 120, sono diventate 110. Allora, che è successo? È successo che sanno delle masse solari perché calcolano la loro forza di gravità, no? Che sono sparite 10 masse solari. Le masse solari sono praticamente la quantità di materia che esiste nel nostro Sole, no? La quantità di materia che c'è nel nostro Sole. Se sono sparite 10 masse solari, che fine hanno fatto? È semplice. Quando si sono uniti i due buchi neri, c'è stata una pressione talmente grande all'interno che questi microvortici, che sono le particelle subatomiche, molti si sono scontrati tra di loro e sono neutralizzati diventando un unico vortice oppure sparendo completamente. Se spariscono le particelle subatomiche, succhiano meno spazio, quindi praticamente ci sono una quantità di particelle subatomiche pari a 10 masse solari che sono sparite. I fisici dicono no, ma questo è successo perché le onde gravitazionali sono una forma di energia. Ma de che? Ma de che? Le onde gravitazionali è che il buco nero è diventato più potente, perché c'è un unico buco nero, e quindi questo ha provocato delle onde gravitazionali, che ossia, è come quando tu risucchi, avete mai provato a chiudere una porta quando c'è una stanza con le finestre chiuse? C'è una specie di risucchio che fa così con l'aria, no? Questa è un'onda gravitazionale. Cioè, è un esempio di quello che succede nello spazio quando c'è un'onda gravitazionale. Ci sono le particelle subatomiche all'interno del buco nero. Se la domanda invece è cosa c'è all'interno della particella subatomica, c'è un passaggio verso la non località. Ok? Io tempo fa mi ricordo che ero tutto entusiasmato quando parlavo di fisica, ho detto ecco, finalmente conoscerete la fisica, quella vera, quella che conta, quella importante. Però insomma, non è cambiato niente, cioè proprio. Quindi, secondo me sulla Terra potrebbe proprio venire il Padre Eterno in persona e di veduto, che comunque cambierebbe niente, ma boh, secondo me ci avrebbe. Su YouTube arriverebbe, che te posso dire, a 25.000 iscritti. Padre Eterno arriverebbe a 25.000 iscritti e finirebbe tutto lì. Capito? Il problema qui non è spiegare le cose alle persone. Il problema è che poi le persone non sanno che devono fare. Dice, vabbè, ma abbiamo capito, ma che fanno? Magari ne parliamo dopo, vediamo le altre domande. Allora, quelli che sono in cima alla piramide massonica, ci stanno gli Elohim? Sì, diciamo, quella è una rappresentazione. È una rappresentazione, come la nostra struttura sociale è fatta praticamente a caste, diciamo così. Ci sono i lavoratori, quelli che fanno proprio un mazzo che non finisce mai, poi quelli che stanno un pochino meglio, che sono i capi dei lavoratori, poi quelli sopra sono gli impresari, quell'altro, e poi insomma si fa su, 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 e c'è un gruppo sempre più piccolo che governa tutto a piramide, per questa la rappresentazione. La rappresentazione è questa. Poi su, su ci sono ovviamente gli Elohim, accompagnati dai nordici corrotti,
perché i narici corrotti sono, c'è scritto pure sulla Bibbia, sono i famosi Gabriel, che è un grado militare, Gabriel, è come se fosse un sottufficiale, capito? Gli Elohim generali e gli altri sottufficiali. Poi certo c'è tenente colonnello, ci stanno pure gli Elohim, scusate, i nordici più importanti, e lì hanno creato le gerarchie angeliche, perché dicevo questo qua è più importante di quell'altro, ma questi non sono angeli, questi sono alieni. Sono alieni. Allora però c'è questa piramidina sopra, poi c'è qua sotto tutto qua, e qua c'è un pezzo mancante, perché cosa simbolizza? Simbolizza che noi non stanno, loro non stanno in contatto con noi, non ci governano direttamente, non ci governano, questo stacco è questo che rappresenta. Poi c'è una parte invisibile che sono i terrestri corrotti, che hanno grossissimi benefici da parte, di questi alieni, tra i quali anche poter vivere vite lunghissime, quindi certo che non si fanno mai vedere, perché se no dici ma come quello era vivo pure 1.000 anni fa. Quindi non si fanno vedere anche per questo. Comunque, le persone che veramente contano, i terrestri corrotti che veramente contano, non li vedrete mai in televisione. Quindi è inutile che mi parlate di Rothschild, Coso, Rockefeller. Sono tutti cassieri, sono tutti cassieri che possiedono le cose per conto di chi veramente le possiede, che sarebbero gli alieni. Ecco. Qui quello che succederà, sempre rispondendo alla domanda di prima, è che questi si compreranno totalmente la terra, perché noi la stiamo vendendo perché noi con il nostro libero arbitrio abbiamo deciso di pagare un debito che non esiste, e allora noi per pagare, noi gli diamo cose concrete, no? L'ho spiegato anche nell'altro video, i banchieri fanno, il denaro dal nulla, ma non si degnano neanche di stamparlo, non lo stampano proprio. Cioè, è come se io mi metto qui un attimo, no? Mi metto qua, che vi posso dire? E guarda, allora, scrivo, allora, 100 milioni, 100 milioni, ta ta ta, 100 milioni, ecco. Mi sono creato 100 milioni, ce l'ho nella banca mia. Dal nulla, 100 milioni, mi sono creato 100 milioni. Poi adesso le presto alle banche, le mando alle banche, le presto alle banche, che a loro volta le prestano i cittadini. Che succede quando succede questo? Che il cittadino prende i soldi in prestito perché c'ha l'acqua alla gola, no? Come fanno gli struzzini, no? E si impegnano i loro beni, capito? Compra la macchina col prestito in banca, compra la casa col prestito in banca, compra quell'altro col prestito in banca. Alla fine non riescono a pagare e la banca si prende i beni concreti, capito? Loro creano i soldi dal nulla. Ma in cambio di questi soldi prendono beni concreti, il terreno, la casa, la macchina, la motocicletta, l'anima del meglio, tutto, sappiano tutto. Allora, è questo il grande trucco, capito? Perché se tu non sei in debito, tu non dai la roba concreta. Hai capito come funziona? E stiamo andando verso questo cammino qui, che in breve il pianeta non apparterà più a noi terrestri, capito? È stato il progetto loro da sempre. Loro non perché qualcuno ogni tanto mi domanda, ah, come gli alieni sono venuti qua, sono quasi 13.000 anni che stanno qua e con tutte le loro armi e potere non sono riusciti a conquistare il pianeta, ma dai, ma non di cavolate. C'è il trattato di libero arbitrio che gliel'ha impedito. Non potevano ucciderci, non ci potevano sterminare e non potevano obbligarci a niente. Quindi loro ci hanno dovuto infinocchiare. Ci hanno infinocchiato talmente tanto che adesso siamo tantissime persone che stanno pagando dei debiti che non esistono. Per pagarli diamo cose concrete e in breve tutto il pianeta sarà loro. Ecco qual è il nostro futuro. Allora, mi ha registrato. Ah, Raffaella mi domanda, mi ha registrato nella sua religione, io l'email gliel'ho mandata e non sono ancora riuscita a scaricare il diploma per registrarmi in cartaceo. Sì, non vi preoccupate, nel senso che. Guardate, allora, io vi spiego la mia situazione. Voi avete espresso il desiderio di registrarvi alla mia religione. Questo è un ottimo sistema per dire no agli Elohim, perché uscite da qualunque altra religione e questo significa no agli Elohim.
È un ottimo sistema, io ringrazio tutte le persone che mi hanno mandato il diploma perché quello è il modo più semplice, perché il diploma tu te lo puoi attaccare in camera tua, cioè una prova più chiara di così che ha espresso il tuo no agli Elohim non c'è. Quindi per questo nome, cognome, data di nascita, data di adesione, poi per uscire è ancora più facile, prendi il diploma, lo strappi, magari mi mandi di me e me lo dici, ma pure se io non ti rispondo, se tu lo strappi il tuo diploma sei uscito, eh. Sei uscito, magari tutte le religioni fossero così, che tu puoi uscire, basta che strappi, provi a uscire dalla religione cattolica o qualunque altra religione, testimoni di Geova, bravo, bravo a uscire da lì per vedere che succede, ho dolori, e roba che tra i testimoni di Geova, io ho un grande amico che so anni e anni che non riesce neanche ad abbracciare la mamma. Pensate te a che livelli, che livelli. Quindi stavo dicendo che io ho ricevuto tantissimi diplomi, tanti, ma proprio tanti, 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 non sono riuscito neanche a contarli. Invece io dovrei fare un elenco mettendo nome, cognome, data di nascita, data di adesione e avere una lista. Ok? Dovrei fare questa cosa. Non ci ho avuto tempo, quindi io per questo non vi ho risposto dicendo sì, ti confermo con il diploma, però se me la mandate il diploma è ovvio che c'è, poi quando ci avrò tempo farò un elenco, una lista, che perlomeno io, anche se non la pubblico perché per una questione di privacy, perché io non so se tutti vogliono che gli altri sappiano che fanno parte di questa regione, io però per una questione di privacy, per via dei dubbi, non la pubblico, però io un elenco ce lo devo avere, se no non... Deve esistere un elenco. Io adesso vedo se riuscirò a farlo io stesso, oppure se mi farò aiutare da qualcuno a fare questo elenco, in questo caso gli darò la password e l'indirizzo email per poter fare un no, mauriziofedeli.religione, no, dove tutti mi hanno mandato il diploma. Una persona di fiducia, adesso vedo se trovo qualcuno che mi faccia questo favore, questa gentilezza. Sempre mantenendo ovviamente l'elenco, diciamo non divulgato, l'elenco che deve essere un elenco che si fa perché lo tenga io, insomma, ecco, se riesco a farlo io è meglio, però io mi sono accorto che non riesco a fare tutto, non riesco neanche a rispondere alle vostre domande che mi fate sul cellulare celeste, neanche a quelle che mi fate sul cellulare rosso che sarebbero per la live, anche perché io sto cercando di mettere in circolo a livello internazionale una nuova moneta. Questa nuova moneta si chiama Terrestrial. Chi mi segue sa che ci sto lavorando già da un bel po'. I passi più difficili li ho fatti, però adesso rimangono dei piccoli passi da concludere. Come però ci sono delle cose tecniche, delle cose che bisogna risolvere pure quello, quindi mi sto impegnando anche a fare questo. Mi sto impegnando a fare un sacco di cose. Adesso io per esempio dovrò fare i corsi, avete visto il corso della fisica, il corso della politica, il corso della religione. Adesso io devo fare un corso che parli della sessualità, come dovrebbe essere e come ce la fanno vivere. Un corso che parli insomma di ogni tassello importante per la nostra felicità, no? E quindi non è semplicissimo, cioè fatto perché io poi vado a lavorare, capito? Io torno a casa dopo le solite 7-8 ore di lavoro e quindi immaginate come sia facile per me fare tutte queste cose. Allora, qual è la mia idea sui buchi neri? Ma mi sembra che ve l'ho detta, no? C'è tutto il corso di fisica che ne parla e ne ho parlato anche adesso, forse magari la domanda è stata fatta prima. Allora, ha detto che ora per causa dei vaccini siamo scordati il 5G, è vero, forse cosa dobbiamo sa sapere e come ci possiamo comportare? Ma guardate, in relazione al 5G purtroppo hanno deciso, ci hanno speso talmente tanti miliardi, che non li fa indietro manco se Gesù Cristo viene qua e gli dice fermatevi. C'è niente da fare. Allora, fermatevi,
Fritfindot. Ciao, ciao, ciao Fabrizio, ciao Robby, ciao Gianni. Le sembianze degli antichissimi. Le sembianze antichissime è quasi impossibile perché loro sono. Io il fatto è che se io vi dico delle cose, poi mi fate un sacco di domande su queste cose, vabbè, io le dico, che devo fare. Gli antichissimi sono transmorfi. Transmorfi che cosa significa? Che possono avere qualunque sembianza gli pare. Sono fatti di cellule nanorobotiche che si aggregano come gli pare, si aggregano, si disaggregano, mantengono ovviamente la loro identità, la loro consapevolezza, la loro coscienza, le loro capacità immense. Praticamente quando si muovono di loro è come se si muovesse un dio, perché tutto quello che c'è intorno reagisce a quello che lui fa, perché per esempio nella nave spaziale dove lui sta è tutto interconnesso a lui, quindi porte, cose, luci, tutto qua, attrezzature, tutto quello che c'è, reagisce alla sua presenza, è come se fosse un'estensione del suo corpo, e è difficile anche definire dove inizia un antichissimo, dove finisce. Insomma, gli antichissimi non so come noi, non sono come noi. E non mangiano, non bevono, non fanno la pupù, niente pipì pupù, non c'hanno i pannolini. E insomma, che vedevo dire, gli antichissimi sono un altro livello proprio. Non è un caso che sono gli esseri più evoluti dell'universo. Più su di loro ci sono i Surga, ma soltanto perché i Surga che hanno fatto, e nel momento che finiva l'universo ne hanno creato un altro e si sono trasferiti. Anzi, voi mi state facendo delle domande sempre più belle, sempre più impegnative da rispondere, ma sempre più belle. Per esempio, e adesso non mi vengono queste domande perché stanno scritte sotto i video, dovrei andare a vedere i video. Comunque complimenti perché queste domande così belle, perché significa che avete recepito parecchio, ma veramente parecchio di tutto quello che ho spiegato. Stiamo cominciando a agire come se fossimo un'unica mente, no? Avete presente quando i neuroni di una mente si scambiano le informazioni? Noi questo stiamo facendo. Siamo tante menti che scambiano informazioni, tante menti che scambiano informazioni. È un po' come fanno i Surga fanno pure questo, ecco. E Fabrizio dice, vi risulta che il Vaticano giorni addietro ha subito un blackout? No, cioè, non lo so, non sono al corrente, ma anche se fosse, che significherebbe? Che è andata via la luce? Poi voi sapete che ci sono molti scherzetti che si fanno tra servizi segreti, perché pure il Vaticano c'è servizi segreti, non vi dimenticate, non vi credete che ogni Stato ha i suoi servizi segreti e ci sono interazioni, si fanno scherzetti tra di loro, fanno di tutto. Poi vi ho detto le famose profezie. Dice, ah, ma come hanno fatto a prevedere che sarebbe successo questo? Come hanno fatto re? E che hanno deciso loro di farlo? Cioè non è una profezia. È come se io ti dico, guarda, io fra che ti posso dire, fra 3 anni vado in pensione, che è una profezia. Per dire, è un esempio, non è che io vado in pensione fra 3 anni, solo un esempio per farvi capire, oppure io fra 2 mesi vado in Italia, per dire, che è una profezia. Solo che loro si fanno le profezie a lungo termine, capito? Ma dal Medioevo già sanno quello che succede. Ma gli eroi sono alieni, ci sono già passati per tutte queste cose, non solo, ma governandoci da dietro le quinte, loro hanno deciso esattamente quando è che noi avremmo potuto fare i primi voli con l'aereo. Hanno deciso quando era che avremmo avuto le prime macchine a vapore, hanno deciso tutto loro. Loro decidono, scandiscono tutto quello che succede nella nostra società, così come hanno deciso che adesso noi avremmo avuto i media. E io gli ho detto, i media sono la nostra grande carta vincente, però state attenti perché sta carta vincente ce l'hanno data perché? Perché come si stanno per comprare il pianeta? Aprite le orecchie bene, se no no no. Allora, come si stanno per comprare il pianeta? Noi dovevamo avere la possibilità di dire no agli Elohim. Perché per il trattato di libero arbitrio
non possono obbligarci a fare qualcosa se non siamo consenzienti. Dice, vabbè, ma questi come si esprimono? Niente, diamo internet a tutti, si esprimono. Intanto non ci capiscono niente, non diranno mai no, gliel'oimme, e noi viene da solo, compriamo, e se qualcuno reclama dice, vabbè, e voi non avete reclamato, non avete detto niente, capito? Non siete stati capaci manco di comunicare tra di voi, non siete stati capaci manco da scrivere, non volevo il governo alieno, e allora, scusate, capito? Cioè, questa la trappola, è questa, cioè noi abbiamo il grande vantaggio dei mezzi di comunicazione, di poter conversare, parlare, scambiare idee. Ma lo facciamo veramente? Quindi ci hanno permesso, che ce l'hanno permessa adesso di avere tutta questa internet, tutta questa possibilità di fare video, gruppi, eccetera, eccetera, e scambiare idee, ce l'hanno data per rendere legale il fatto che ci hanno comprato tutto. Il fatto che noi avremmo potuto esprimere il nostro libero arbitrio, perché se fossero comprati tutto, senza permetterci a noi di affacciarsi qua e di sì, guarda, io la penso così, così, capito? Ma chi è che gli sta a dire no agli Elohim? Io ho dovuto pure fondare una religione per potergli dire no agli Elohim, ma quanta gente ci sta in questa religione? Sì, ho detto erano tanti, ma che saranno 200-300 persone, capito? Capito? Allora, in religioni nordici è difficile capire quali sono i buoni e quali sono i cattivi, perché sono tutti uguali, tu non sai mai se è un nordico buono o un nordico cattivo, tu, cioè tu lo capisci solo da quello che, come diceva Gesù, un albero si riconosce dai frutti. Gesù diceva che l'albero tu lo riconosci dai frutti, se l'albero fa mele. Oh, vuoi vedere che è un melo? Sì, se fa le pere dici, però ammazzo, però secondo me è un pero. Capito? Se fa le pere. E quindi è chiaro che tu dici, ma l'arcangelo Michele, ma che ve frega se l'arcangelo Michele è bravo o cattivo? Ah, no, dobbiamo uscire da questi piccoli problemi, da questi piccoli problemi. A parte che tutto quello che c'è a mano la Chiesa è cattivo, quindi da lì, già se c'è un culto dell'Arcangelo Michele dalla religione, già è una fregatura di quelle proprio pazzesche, capito? Quindi, da lì, se tutto quello che gestisce la Chiesa è sotto il dominio Elohim, indiretto logicamente, però tutta roba Elohim, tutte le religioni sono controllate dagli Elohim, tutte tranne la mia. Se noi ci perdiamo a pensare intorno a queste stupidaggini, e ci dimentichiamo che qui fra pochi anni il pianeta non è più nostro. Ah, dico, ma è grave o non è grave? Se ci stanno a fare quello che ci stanno a fare adesso, coronavirus, vaccini, 5G, tutte queste robe ci stanno a fare che ancora non è loro, pensate che ci faranno quando sarà tutta roba loro. A quel punto noi ci avremo il libero arbitrio, ma se lo sbattiamo qua, perché ormai è tutta roba loro, quindi praticamente tu ci puoi avere il libero arbitrio, ma come lo applichi se poi è tutta roba loro? Comincia a essere complicato, eh? Noi dobbiamo vincere questa battaglia finché la terra ancora è nostra. E io dico, ma più chiaro del così. È tutto talmente evidente, tutto talmente evidente. Io non so più che dire. Allora, Fabrizio, magari avessimo detto no molto prima, e lo so, magari. Tanto guarda, la gente non ci avrebbe creduto. Non ci crede adesso che è tutto lampante, evidente. Figurate qualche anno fa. Avrebbero detto che stiamo vaneggiando, proprio vaneggiando. Adesso qualcuno che potrebbe dire promessa che è proprio così ci sta. Perché ormai siamo arrivati a una situazione in cui è tutto molto evidente. Silenzio ha senso, sì, questo è proprio il problema. Silenzio
silenzio e assenso e fanno tutto quello che gli pare, che e noi non ci manifestiamo. Scusate. Ci sono stati nella storia chi ci provò nel dire no, ma guarda caso subito dopo sono iniziate le guerre oppure malattie tipo COVID. Allora attenzione a questo perché questa affermazione è un'affermazione intelligente per carità, ma anche pericolosa per il nostro progetto. Cioè noi non è che stiamo dicendo no. Noi stiamo dicendo no. Nel modo permesso dal trattato alieno. Il trattato alieno dice che un no pacifico si può dire. Quello che non devi dire è un no con le armi in mano. Non so se... No, perché qui c'è scritto così, ve lo leggo. Ci sono stati nella storia chi ci provò nel dire no, ma guarda caso, subito dopo sono iniziate le guerre. Ci credo. Ma hanno detto no con i cannoni, mica hanno detto no come sto a fare io. A voi vi risulta che sto a sparare qualcuno? A voi vi risulta che ho detto scendiamo in piazza con le mazze da baseball? No, no, anzi vi dico sempre state attenti, non scendete in piazza che al massimo rimediate due randellate e mezzi denti. Il no non va espresso al commissario, il no non va espresso al sindaco, non va espresso nemmeno al prete, non va espresso al politico, va espresso alla radice. Ma come tutti quanti dicono, ah, ci sentiamo controllati, tutti sanno tutto quello che facciamo, ma approfittate proprio questo, tutti sanno tutto quello che facciamo, quindi scrivete sui social. Scrivetelo su, che ne so, su Facebook, su YouTube, scrivetelo su Instagram, e tutti hanno Instagram, e scrivetelo su Instagram, scrivetelo dove pare, scrivetelo pure in camera vostra, attaccate il diploma della mia religione da qualche parte, fate pubblicità, cercate di passare voce, passare parola, perché questo no, se è vero che tutti sanno, se stiamo nella società del Grande Fratello, che tutti sanno quello che facciamo, ma tutto, 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 e approfittate per esprimere il vostro dissenso, per esprimere il vostro libero arbitrio in modo pacifico, sereno, addirittura amorevole, perché se tu dici, allora guarda, se tu dici non li vogliamo più gli Elohim, basta col governo Elohim, oppure se tu dici non vogliamo più gli Elohim, basta con il governo Elohim. L'effetto è esattamente lo stesso perché tu hai espresso il tuo libero arbitrio e questo vale al 100%. Senza mazze da baseball, senza spaccare le vetrine, senza fare la guerra con nessuno. Chiaro? Dobbiamo esprimere pacificamente. La cosa che sperano gli Elohim è che noi esprimiamo queste cose aggressivamente. Perché se esprimiamo queste cose aggressivamente, ci azzittiscono a randellate in mezzo ai denti. È chiaro? Allora, però loro sono stati costretti a darci mezzi di comunicazione. Ma non vi sembra strano che ci permettono di avere internet, ma le dico ci dominano da quasi 13.000 anni. E mo che si stanno comprando il pianeta attraverso questa strategia finanziaria che è fiorita potentissimamente negli ultimi decenni, è apparsa internet contemporaneamente. Ma la capite la finezza di questo gioco? Loro vogliono il nostro silenzio assenso e poi il pianeta roba loro. Se lo stanno comprando a passo di carica, hanno utilizzato il coronavirus per bloccare tutte le nostre economie, per far fallire tutti e tutto. Ma più chiaro di così, ma che mi devo fare disegnino? E poi dice, ma come faccio a spiegarlo all'amica, al collega? Ma come fai? Come faccio io? È chiaro che c'è un grosso infinocchiamento culturale alla radice, ma sulla Bibbia, quelli sono alieni, ma che? Sono alieni, quelli della Bibbia sono alieni, ma secondo te?
Dio potrebbe organizzare bagni di sangue come c'è scritto sulla Bibbia, ma lo Stojadin mandava tutti quanti a sterminare i popoli lì davanti a loro, ma proprio sterminarli, sterminarli proprio uomini, donne, bambini, tutti, tutti. Per piacere un pezzetto di terra, ma secondo te questa è una cosa che potrebbe fare Dio, secondo te? Ma come Dio che ha creato l'universo? Io posso capire in un'epoca in cui si pensava che Dio avesse creato una pizzetta tetera, piccola così, capito? Perché non sapevano manco che esisteva la Cina, la Russia, ma che cavolo, ne sapevo bene. Pezzetto tetera, beh, Dio ha creato un pezzetto tetera. Magari, che ne so, ho fatto male i conti, allora gli serviva quest'altro pezzetto, allora andate a ammazzare tutti là, sterminate tutti i bagni di sangue, che poi alla fine non c'è manco riuscito a conquistare la statera. Ma di quale cacchio di Dio parliamo? Io vi parlo del Dio vero che ha creato un universo intero pieno di stelle e galassie. Ma dico, ma c'è una differenza tra un imbecilletto cretino stronzo fiede una mignotta che ha ammazzato i popoli vicini di casa e il vero Dio? Diciamo nella Bibbia, poi ancora stiamo a pensare ai santi. I santi di che? I veri santi non sono stati mai riconosciuti. La Chiesa ha riconosciuto i santi che facevano comodo a loro, che poi si va a vedere, non erano santi per niente. Capito? La Chiesa ha riconosciuto come santi chi gli faceva comodo a loro. Ma voi avete idea di quanta gente buona veramente è vissuta al mondo? Gente che si è sacrificata per salvare gli amici, per salvare la famiglia, per dare da mangiare ai bambini. Gente veramente che meritava le medaglie, altro che. E invece no, la Chiesa ha fatto santo solo chi gli pareva che. La Chiesa è tutta una questione politica, è una gestione politica che viene esercitata attraverso una dittatura psicologica. Se non fai così, vai all'inferno. Ma voi vi rendete conto cosa fa la Chiesa? Ma voi pensate che tutta questa gente va in chiesa perché ama Dio, ma perché? Ha paura del diavolo e dell'inferno, no che ama Dio, perché non sa niente di Dio, si crede ancora che hanno fatta la pizzettina con la cupola sopra. Ma dico, se informassero, è l'universo intero. Tra l'altro, l'universo intero è il corpo di Dio. È il corpo di Dio, per questo c'è il discorso Dio sta in ogni luogo. Te credo, è l'universo intero, ogni atomo è suo. Tutto è suo. Però la religione è riuscita a far arrivare alla gente queste cose in una maniera talmente contorta, che la gente non ci capisce più niente. Io vi sto spiegando come sono veramente le cose, il discorso di una vera religione che insegna veramente delle cose. Quelle religioni lì non insegnano niente, ti dicono solo devi credere, se no vai all'inferno. Hai capito? No, vabbè, mo mi sono lasciato un po' prendere, torniamo alle domande. Giovanna dice, hai ragione, gemello Maurizio, hanno previsto tutto, solo noi siamo ciechi a non vedere. Hanno previsto, ma più che prevedere, hanno progettato tutto, tutto hanno progettato e stanno seguendo la loro agenda. Capito? Non è l'agenda della Kabbalah, ma quale Kabbalah? Ma di che cabala stiamo parlando? È tutte cabolate, sono tutte cabolate. La cabala, ma quale cabala? Ma di che? I terrestri non contano un cavolo. Qui l'agenda è messa in pratica da ben altro. Il governo vero è degli Elohim, dietro le quinte. Allora, dunque. Vediamo se riesco a tornare alle domande. Cristian, il basta a sti fidi una marziana. Sì, infatti, fa sorridere un po', fa sorridere pure a me quando dico queste cose, ma se ne può più, basta veramente. Certo, Maria Stella.
L'Elodie che volevano far credere che era Dio e che avrebbe salvato il pianeta. Ma che salvato il pianeta? Ma guarda come l'ha ridotto. Ma ti pare che un Dio può dire a questi di andate a ammazzare tutti i popoli vicino? Non so se avete letto la Bibbia di che si tratta. Praticamente è una storia di un popolo che andava a saccheggiare, violentare e uccidere tutti i popoli vicino, tutti i popoli vicino, tutti i popoli, ma proprio sterminarli proprio, eh. Uomini, donne, bambini e altre cose assurde che non c'aveva senso. E poi c'era il bottino di guerra. E quando c'era il bottino di guerra, ma questo è scritto sulla Bibbia, mica lo sto inventando adesso. Questo Yahweh, se prendeva del bottino, per esempio 32 buoi, 20 pecore e poi 20 bambine, 20 bambine, bambine, ma bambine piccole, che ci faceva? No, io dico, riflettete un attimo, che ci faceva, poi dite, ma da dove è sta pedofilia? Mo, adesso speriamo che non mi blocca nel video. Il fatto è che io quando vado un po' su dei giri, mi incavolo, poi dico pure oltre quello che dovrei. Allora, Nicky dice, in questa chat dovremmo essere in 100.000. E invece i canali che hanno più iscritti sono i più idioti. Bravo, hai capito tutto. È così, è proprio così. Per una cosa che ci interessa a noi, qui c'è in gioco il nostro futuro, ma futuro concreto, futuro di domani, dopodomani, fra un mese, 2 mesi, che ci vogliono fare i vaccini, non si sa che cavolo ci sta dentro, non si sa. Che quando Montanari... Io purtroppo ho dovuto togliere dei video del mio corso di 160 video perché sennò c'era pericolo che qualcuno mi dasse qualche altro strike, così il canale chiudeva e Maurizio non poteva parlare più perché mi chiude il canale dei 20, 20.000 iscritti, poi che faccio? Un altro canale di 10 iscritti, 15 iscritti. Io i soldi per lanciare altri canali non ce l'ho più, l'ho finito da un pezzo. Quindi è proprio vero. Dovremmo essere 100.000. Quando c'era il video di Montanari che diceva... Abbiamo fatto varie analisi, e Montanari è una persona seria, la moglie ancora di più perché fa scienziati a livello mondiale. Dicevano abbiamo fatto analisi, vari vaccini, non sto parlando di questi qui perché questi qui secondo me non l'ha visti quasi nessuno, questi che stanno a fare adesso del Covid, ma stranamente il vaccino più puro, senza schifezze, metalli pesanti, altre idiozie, senza cose strane, erano i vaccini per gli animali, per gli animali. A noi ci rifilano la mondezza che intossica, che ammala, che uccide. Agli animali no, perché mica c'hanno bisogno di ammazzare animali. Boh, adesso non voglio dire che questi vaccini che ci stiamo per fare, chissà che ci hanno messo, per carità, perché non lo so. Ma se la filosofia è quella di fare vaccini puliti per gli animali e vaccini pieni di monnezza per noi esseri umani, e si vede che c'è qualcosa che non va. Capito? Dovete ringraziargli Elohim. Dovete ringraziargli Elohim. Certo, mica si sporcano le mani loro, lo fanno fare i terrestri corrotti. Poi te li trovi burioni, te li trovi sti coglioni, scusate, ma sono proprio mo fra un pochetto di ciccia pure Renzi. Io non ci posso pensare a queste cose. Non lo so, guarda, io preferisco parlare di politica a livello teorico perché la politica che fanno loro è una pagliacciata pazzesca. È la prima volta che ho visto che Renzi ha parlato, prima poi non l'avevo mai visto perché io vivo all'estero, sono venuto in Italia, stavo a pranzo con i suoceri, mia moglie. Io ho visto sto Renzi che si presentava come un ragazzo tutto moderno, pieno di belle idee. Io ho detto scusa, ma questo che è un comico? La prima volta che l'ho visto. Poi, ma io parlo di anni fa, un bel po', eh. E adesso non vi racconto perché già lo sapete. Sì, i canali più stupidi arrivano ad averci 1,2 milioni di iscritti, ma com'è possibile? Perché servono per incoglionire la gente, servono veramente per imbambire le persone, per non farle pensare le cose serie, cose delle quali invece stiamo a parlare noi adesso, per
Perché veramente, ma tu ti senti tranquilla a farti fare un vaccino contro il coronavirus? Io, per esempio, andando a lavorare, io sarò costretto a farmela. Hai capito? E non mi sento tranquillo per niente. Cosa ne penso di Elon Musk? Io ho detto preferisco non dire cosa penso delle persone. Io scherzando dico un bravo ragazzo, no? Quando c'è, che ne pensi di un bravo ragazzo? Elon Musk, ma voi credete veramente che esiste l'uomo che si è fatto da solo? Quando mi parlano di quello che ha fondato Facebook, che lui era uno studentino. Era uno studentino che si è inventato un programmino perché voleva vedere ragazze più carine del coso, l'ha fatto il Facebook, il libro delle facce, delle faccine. Ma credete veramente che dietro non ci siano potenze economiche, servizi segreti e tutti l'anima delle meglio federa marziana che poi raggiungono? Ma tutta sta gente, ma come si fa a credere alla favoletta che uno si fa da sé? Ma de che? Ma de che? Eppure Elon Musk, c'è pure El nel nome, tutto un programma, perché voi sapete che Elohim è il plurale di El. E vi ho detto tutto. E El rima molto con Hell, che sarebbe inferno, e loro ci fanno vivere l'inferno a noi. Quindi adesso non è che voglio parlare male di Elon Musk, per carità, perché perlomeno un po' di scienza e tecnologia ce la mette, però ce la mette come? Ce la mette, ha lanciato tutti i satelliti 5G, ma proprio migliaia, proprio, sono tutte persone che stanno lavorando per l'agenda aliena. Certo che ci danno la tecnologia, te l'ho detto, ci hanno dato pure internet. Io adesso che sto a parlare a voi. Guardate che c'è gente che mi segue da tutto il mondo, eh. Purtroppo, nonostante ciò, siamo pochi. Ma anche dal Giappone mi seguono a me. Voi non ci crederete, ma c'è gente che mi segue pure dal Giappone. Ma siamo pochi lo stesso, però, capito? Non cambia niente. Eh sì, non lo so. Ditemi voi di che volete che parlo. Ditemelo voi, fatemi le domande. Io penso che noi ci dovremmo organizzare veramente in una maniera pacifica. Maurizio, ma il libero arbitrio è valido e ha efficacia anche solo con il pensiero? Grazie, un abbraccio. Allora, io questo ho già cercato di spiegarlo altre volte. Gli antichissimi sanno tutto quello che pensiamo, quindi gli antichissimi già lo sanno cosa pensiamo, cosa pensiamo. E se tutti quanti insieme pensiamo sta cosa, che non vogliamo essere governati dagli Elohim, gli antichissimi già lo sanno. Questo già è tanto, ma proprio tanto. Poi, il fatto che lo possono sapere anche, voi sapete, loro hanno pure i nanorobot neurali, gli Elohim, gli stessi nanorobot che ci fanno un sacco di scherzetti, ogni tanto ci fanno avere l'allucinazione, che poi vengono interpretate come possessioni demoniache, poi viene il padre Amort, che ormai è morto pure lui, è morto poverino, mi spiace umanamente, per carità, e te fa l'esorcismo, capito? Cioè proprio casa e bottega, capito? Allora gli serve fare questi teatrini con i nanorobot, però ovviamente pure loro riescono, diciamo, a leggere i nostri pensieri. Io non dico che tutti i nano robot Elohim, speriamo di no, perché porca miseriaccia, però purtroppo capita. Però
Poi tra loro non ci hanno manco bisogno di leggerci nel pensiero, perché gli alunni ci leggono proprio su internet. Su internet. Cioè, tu prova a scrivere su internet che domani ci sarà un attacco terrorista. Prova a scrivere così. Ma ti vengono subito i servizi con a casco, col furgoncino davanti a casa, con la dico, con tutti, capito? Prova a scrivere questa cosa per vedere che succede. Adesso, se lo sanno i servizi segreti di tutto il mondo, se tu scrivi una cosa del genere, è ovvio che sanno pure se tu scrivi basta con il governo Elohim. Lo sanno, ma come fate ad avere dei dubbi che lo sanno? Ah, i buchi bianchi? No, 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 WhatsApp. I buchi bianchi non esistono. I buchi bianchi praticamente è un concetto di questo tipo. Allora, il buco nero raccoglie, raccoglie, comprime, no, no, e poi dall'altra parte dell'universo, puff, un buco bianco. No, non esiste. Perché non sfocia in un buco bianco, ma sfocia nella non località. Ok? Praticamente tutto viene dal nulla e tutto ritorna al nulla. Il nulla quando perde l'equilibrio, io ve l'ho spiegato l'altra volta, è ciò che provoca il Big Bang. Come il nulla è una particella paradossale, perché è zero e infinito allo stesso tempo, non può essere stabile. Perché una cosa che è zero e infinito allo stesso tempo non può essere stabile, anche perché una cosa che è infinita non può essere uguale in tutte le sue parti. Quindi cosa fa? Si contrae immediatamente per ricompattarsi, ma non essendo uguale, non si contrae in modo simmetrico. Si contrae in modo asimmetrico e contraendosi in modo asimmetrico si comprime, si comprime, si comprime, si comprime per questa forza contrazione, per l'elasticità dello spazio primordiale che è il nulla, che poi non è nulla. Si contrae e poi rimbalza verso l'esterno e quello è il Big Bang. Il primo rimbalzo che è spazio. È ciò che produce l'inflazione. Infatti i fisici non sanno come è questa cosa che lo spazio, cioè come facciamo ad avere un universo del raggio di 94 miliardi di anni luce se l'universo esiste solo da 13,7,8 anni luce, miliardi di anni luce. Come è possibile? È possibile perché c'è stata l'inflazione, perché lo spazio ha viaggiato più velocemente della luce. E qui io dico, ma i fisici se hanno capito che lo spazio viaggia più velocemente della luce, ma come fanno a non aver capito un cavolo? Io questo non lo so. Vabbè, comunque il buco bianco non esiste. Quando tutto collassa, collassa nella non località, che cioè è praticamente una situazione di non spazio, non tempo, non materia, non movimento, non niente. Ritorna a essere quel fluido adimensionale iniziale. Cosa ne pensi della data 2001? È una data qualunque, perché? Che dovrebbe succedere il 2001? Se succede qualcosa è perché sta nell'agenda Elohim. Perché le date per se stesse non significano un cavolo. Poi se sai di qualcosa che dovrebbe succedere il 2001, dimmelo, ma magari ne parliamo, eh. Tu credi che abitiamo sotto una cupola? Giovane sono, birichino. Tu hai il classico nome dei troll. E con una domanda del genere io ti potrei cacciare via, però non lo faccio perché non sono cattivo, sono un bonaccione. Cioè, tu mi domandi se io credo che abitiamo sotto una cupola? A me, muovo domande. Chiedi ai nostri amici. Io non so se ha fatto sta domanda in buona fede, spero di no, perché per fare una domanda del genere, insomma, non ha proprio capito di che parlo. Allora, vediamo il resto. Incominciamo a dimostrare tutto il nostro dissenso e scrivere da tutto e dappertutto noi Elohim. Sì, certo, magari sui muri, sulle insegne, anti alle chiese. Ma guardate, l'importante è non fare azioni criminali, perché se tu lo scrivi su una chiesa, no, Elohim, te
te la prendono come un'azione, diciamo, di sfregio delle opere pubbliche, quindi non è necessario, ripeto, rischiamo di essere perseguitati per delle infrazioni più o meno gravi e non è buono, sia per il nome pulito del nostro movimento, che è un movimento, come l'abbiamo definito qualche giorno fa, sto movimento. Vediamo se qualcuno se lo ricorda. Ma dice, ma tu sei comunista, tu sei fascista, tu sei cattolico, tu sei buddista. No, io sono. Cosa abbiamo detto che io sono? Non vi rispondo io, qualche cosa rispondetela pure voi. Quindi non facciamo cose che potrebbero infangare la purezza del nostro movimento, perché qualunque cosa infanga la purezza del nostro movimento, poi ci cadono addosso. E ce lo distruggono il nostro movimento. Noi siamo un movimento di consapevolezza, pace e amore. Quindi niente sfregio ai beni pubblici, assolutamente niente, niente. Quando tu l'hai scritto su, io l'ho detto anche adesso, se lo pensi già è effetto. Se lo scrivi su Facebook, sui social, Instagram, canali YouTube, nei commenti dei canali YouTube, ha effetto. Ha effetto. Ti ho fatto l'esempio, se tu dici che domani butti una bomba non so dove, ma subito tutti lo sanno e ti vengono a pià a casa, eh? Quindi ovviamente tutti sanno tutto di quello che noi facciamo, diciamo e scriviamo, perciò scrivete, basta col governo Elohim. Basta col governo alieno, capito? E basta, cioè, in senso più chiaro del così, basta pensarlo che gli antichissimi lo sanno, basta scriverlo che lo sanno tutti i servizi segreti che poi stanno al servizio degli Elohim. O pensate veramente che i servizi segreti siano a servizio di ogni nazione? Fanno finta. I servizi segreti, sì, stanno a servizio di ogni nazione, ma i capi di ogni nazione stanno a servizio di chi, secondo voi? Di Elohim. Superisti, bravo, siamo superisti. Bravo, bravo, Wasabioi. Wasabioi è bravissimo, siamo superisti. Stiamo superando questo mare di idiozie, tra le quali scendere in piazza per prendere le manganellate in mezzo ai denti. Superista, sì, superismo, e questo è un movimento superista, bravissimi. È fatto di tanti tasselli e capire la fisica, perché noi non è che stiamo in un piattino, mica siamo una cosa del ristorante, insomma, voglio dire, che non siamo una pizzetta col coperchio. Noi viviamo in un universo, ve l'ho descritto, se volete vi faccio altri video oppure vi metto il link di altre persone che parlano e spiegano molto bene, perlomeno le cose essenziali della fisica. Il nostro movimento superista è fatto di capire come è fatto il mondo, come è fatto l'universo, quindi capire la fisica, capire la politica, come è fatta la politica, come funziona, come dovrebbe essere e come invece purtroppo è, la religione. Tutti i danni che ha fatto fino adesso e invece come dovrebbe essere, perché pure la religione è un'istituzione umana, legittima, che viene da un desiderio umano di comprendere l'esistenza, il senso dell'esistenza, però gli danno delle risposte assurde, quindi no, basta, buttate via tutte le religioni, facciamolo noi un discorso serio sulla religione, basato sulla scienza, basato anche sulla storia, nella comprensione che c'era un certo Gesù che voleva dire delle cose e non gli hanno fatte dire. Parlava di un amore universale che non faceva assolutamente gioco agli Elohim, perché quello che fa gioco agli Elohim è quello che sta scritto nel Vecchio Testamento, occhio per occhio, dente per dente, ma peggio ancora, conquista tutto, così diventa tuo. Quindi noi abbiamo veramente due posizioni antagoniche, fortissimamente conflittuali, Yahweh e Gesù. Come Gesù è quello che maggiormente fino ad oggi si è opposto agli Elohim, io lo considero il nostro eroe. Capito?
No, nostro Signore Gesù, perché se no là fai come i cattolici che diventa un signore. Questo discorso che tu c'hai i signori deve finire. Tu non c'hai i signori, non c'è nessun signore, né sulla terra né su altri pianeti, non c'hai signori. Capito? È un nostro eroe perché la pensava come noi, voleva liberarsi dagli Elohim. Noi siamo superisti, certo, è vero. Sì, lo può pure fare. Inter dice, io andrei in chiesa e farei dire a tutti, basta al governo Elohim davanti ai preti. Glielo diresti davanti ai preti così chiamano subito l'esorcista, perché uno che fa i preti, porelli, i preti. Allora, c'è un clero che sa certe cose, un altissimo clero, un medio clero che... È un basso clero che sa quello che gli hanno insegnato al seminario, che ne sa, non sa niente. Quindi, se tu pensi abbasso gli Elohim, si pensano che tu. Se pensano che tu sei contro Dio, e invece no, per niente. Capito? Purtroppo i preti sono i più grandi divulgatori di questa grandissima bugia. Molti di loro non lo sanno, e molti di loro in buona fede pensano che la Chiesa è tutta una cosa di amore, di vocazione, e fanno i loro percorsi spirituali assurdi. La Chiesa è purtroppo il più grande club sadomasochista del mondo, perché la Chiesa reprime l'amore umano e esalta un amore divino fatto di sacrifici, di penitenze, la frustatina della buonanotte. È veramente una cosa demenziale, dove praticamente il piacere è peccato e il dolore è sacro. Ma ricoverateli tutti! Ma qual è il dolore sacro? Ma come facciamo tanto? A parte che soffrimo tanto per conto nostro e ci vogliono far soffrire pure sti cazzo de scusate, dei preti, mannassero a rompere da qualche altra parte. Che ne penso del progetto Elon Musk riguardante Marte? Io sono umano, stavo che per dire che è una bella. Lasciamo perdere. E perché Marte? Allora, volete parlare di Marte? Parliamo di Marte. Allora, Marte è dove abitavano gli Elohim. Secondo voi, gli Elohim che stanno tanto bene qui, ma alla grande, vanno a ritornare su Marte? No. Non vanno a ritornare su Marte proprio per niente. Però il giorno in cui saranno i padroni della terra, gli ospiti qui saremo noi. E sai che cosa ci diranno gli Elohim? Il pianeta è nostro. Però noi siamo così gentili e generosi che se qualcuno di voi vuole andare su Marte, vi diamo il permesso. Non so se avete capito che succederà. Non so se avete capito. Io non fa volevo dire sta cosa, però voi stuzzicate, ma avete stuzzicato. Ma l'avete capito quello che vi ho detto? Vi devo ripetere? Allora, quando gli Elohim si saranno comprati questo pianeta, grazie al fatto che noi siamo un branco di rincoglioniti e non siamo stati capaci di dire no al governo Elohim, nonostante tutti i mezzi di comunicazione, ancora pensiamo che dobbiamo andare in piazza a spaccare le vetrine, a affogare le macchine, a beccare randellate sui denti. Allora, chiaramente, dice, abbiamo dato tutti i media possibili, non avete manifestato nessun dissenso, quindi l'abbiamo comprato, vi abbiamo dato la possibilità di esprimere il vostro libero arbitrio, non l'avete espresso e quindi voi legalmente è nostro. Vi ricordate la famosa frase durante il matrimonio che dice chi si oppone a questo matrimonio
Parli ora, parli ora, o tacia per sempre. E questa è la stessa cosa. Che se siamo contrari al governo Elohim, che tra l'altro si sta comprando tutta la terra che non sarà più nostra, una volta che non sarà più nostra, il nostro libero arbitrio non conterà più niente, perché su che cosa faremo esercizio del libero arbitrio? Che la terra non è più tua. La terra, intendo l'ambiente, pure l'aria che respiri. Allora loro ti diranno, beh, grazie Elon Musk, mi dispiace, voi siete ospiti, ma non siete a noi terrestri, gli Elohim che dicono noi terrestri, e purtroppo adesso il pianeta è nostro, voi terrestri ormai qui siete ospiti, ci avete due possibilità, o morite o ve ne andate. Noi, visto che siamo buoni buoni, se volete, vi offriamo un paio di razzi di Elon Musk e 20, 30, 500 persone, va, siamo troppo buoni noi, ve ne andate a vivere su Marte. Grazie Elon, grazie El. Per quale motivo pensate che loro si vogliono comprare il pianeta? Per farci del bene? O per fare in modo che gli ospiti siamo noi? Io non la volevo dire sta cosa. Ma visto che siamo arrivati a sti livelli, forse non avete capito, voi ripeto, gli Elohim se stanno comprando tutto il pianeta, terra, acqua, l'aria che respiriamo. Ci siamo fino a qui? E se lo comprano perché? Per mantenerci qui a rompere le scatole come abbiamo sempre fatto, che loro ci odiano da sempre. Ci vogliono sfrattare, brava Maria, hai capito tutto, ma non ci possono sfrattare se non possiamo andare da nessuna parte. Capito? O ci disintegrano, e potrebbero farlo perché le armi per farlo ce l'hanno, oppure ci dicono: guardate, noi adesso siamo i proprietari del pianeta Terra, siamo pure proprietari di Marte, ma siamo proprietari del pianeta Terra. Per aiutarvi, vi regaliamo Marte, andate pure a abitare. Chi non ci andrà muore qui perché ovviamente non vi famo più né riprodurre né niente, se non vi sterminiamo subito semplicemente non vi riproducete più, quindi 40, 50, massimo 70, 80 anni morite tutti, ciao. E chi vuole sopravvivere va su Marte, chi ci vuole andare su Marte alzi la mano? Grazie al nostro Elon, al nostro Hell. Andate su Marte, va. Chi vuole andare su Marte? Ah, Tom Pussina, ciao! No, qui si parlava sul discorso di come mai gli Elohim vogliono comprarsi tutto il pianeta Terra. E si parlava pure del progetto di Elon Musk di colonizzare Marte. Fate un po' 2 più 2, ma fate voi 2 più 2, ma fate sempre a me 2 più 2, fatelo voi. Freedom find out, no, no, hai fatto bene a dire, lei lo so, ma mi dispiace di queste cose perché sono cose toste. E siamo pochi, Giovanna, siamo pochissimi a ribellarsi, ma siamo pochissimi perché, allora, ve l'ho detto come ci si ribella, in modo soave,
la soavità, soave. Perché se tu dici non voglio più essere governato dagli alieni né direttamente né indirettamente, lo puoi dire con grande serenità, addirittura con dolcezza, ma vale come se tu lo dicessi battendo i pugni sul tavolo o spaccando le vetrine, solo che se tu spacchi le vetrine, t'arrestano. E il nostro movimento viene in cattiva luce. Quindi non ci ascolta più nessuno. Già non ci ascolta nessuno, mo. Quindi bisogna saperlo dire e con dolcezza, con amore, con serenità, anche perché se tu, per esempio, ti faccio un esempio, tu parli a un amico tuo di questa cosa, no? Se tu gliene parli tutto, ah, acceso, ah, incazzato, ah, è molto probabile che l'amico tuo non ti sta a sentire per niente, cioè questo è un fanatico, purtroppo è caduto in una setta, caduto in una setta, capito? E non ti darà mai ascolto, ma se tu glielo dici con le buone, con pazienza, con tanta pazienza, e con amorevolezza, dici guarda, la situazione è questa, tu pensavi che Vecchio Testamento, imparate a distinguere, Vecchio Testamento, Nuovo Testamento, Yahweh, Gesù, Vecchio Testamento, Yahweh, Nuovo Testamento, Gesù, imparate la differenza, non dite la Bibbia, perché se dite che la Bibbia sono tutte cavolate, pensano che parli male di Gesù, no. La Bibbia, quella antica, che poi ha scopiazzato i testi sumeri, e le tavolette sumere sono state fatte scrivere dagli Elohim, sotto dittatura, dallo scrivano. E quindi se voi parlate con calma, serenità, spiegate, guardate, purtroppo non è il primo che lo dice, ma Maurizio, c'è cioè Mauro Biglino, Zacca Rizzici, anche se l'ha distorta la storia un po' per fare. Poi c'è lo svizzero, lì come si chiama, lo svizzero. Chi si ricorda come si chiama lo svizzero? Aiutatemi un po'. Sacco di gente lo dice, quelli erano alieni, il sacco di gente dice che erano alieni, sicuramente non erano dei, e proprio al 100% Dio non c'entra niente. Tom Pussina, sì, è questo. Allora, lo riassumo per te che forse non hai seguito. Dunque, mi è stato chiesto cosa ne penso di Elon Musk, che tra l'altro si sta organizzando per colonizzare Marte. Io ho detto, guardate che contemporaneamente noi abbiamo la situazione dei nostri media, ci hanno messo a disposizione i media, dopo 13.000 anni ci mettono a disposizione i media perché si stanno per impadronire il pianeta legalmente attraverso la conquista finanziaria. Come questa è una cosa gravissima, che si impadroniscono del pianeta, è una cosa gravissima, perché loro adesso sono ospiti qui, dopo che si sono impadroniti del pianeta, allora ospiti qui siamo noi. Ci hanno messo a disposizione i media per poter esprimere il nostro dissenso caso ci fosse. Adesso noi possiamo esprimere il nostro dissenso perché i media sono seguiti dappertutto, da tutto, anche dai servizi segreti. Se tu scrivi che metti una bomba, domani mattina ti ritrovi la polizia sotto casa, quelli blindati proprio, sai, ti arrestano. Quindi tutti sanno tutto quello che scrivi sui media. Quindi se tu scrivi, e poi i servizi segreti, ho detto ogni paese c'è i suoi servizi segreti, ma in realtà i governi di questi paesi lavorano per gli Elohim, quindi insomma c'è tutto, converge a loro, sanno tutto.
E perciò se tu scrivi, se persone scrivono basta con questo governo Elohim, non lo vogliamo, non vogliamo più essere governati dagli alieni, né direttamente né indirettamente, tu puoi manifestare il tuo dissenso. Io ho detto purtroppo questo non lo fa nessuno, se lo facciamo siamo solo noi, vabbè siamo pochi, però lo facciamo. Non hanno mai fatto del male a noi perché l'abbiamo fatto sempre in un modo pacifico, ci avete fatto caso, ma hanno fatto del male. No, perché l'avete fatto in modo pacifico. Prova a scendere per strada a rompere vetrine o ad affogare macchine dicendo basta col governo Elohim per vedere che succede. Poi ti danno le randellate sui denti, logicamente, normale. Allora ho detto che, guarda caso, proprio adesso, in questi ultimi decenni, che si sta rafforzando alla grande la conquista finanziaria del pianeta, non so se ve ne siete accorti, ma in contemporanea, proprio stesso momento, esce fuori internet e la possibilità di comunicare tutti la loro opinione, tutti possono comunicare la loro opinione, tutti, tutti, tutti. Perché con il silenzio ha senso, diceva, nessuno ha detto non vogliamo essere governati direttamente o indirettamente dagli Elohim, noi ci siamo comprati il pianeta, loro hanno creduto che dovevano pagare i debiti, ci hanno pagato con cose concrete, tutto legale, tutto legalmente. Allorché, come c'è comunque la proibizione di sterminarci da parte degli antichissimi, allora loro per farla un po' più pulita dicono, vabbè, mo il pianeta qui è nostro, se vi volete riprodurre lo andate a fare su Marte, qui non vi dovete riprodurre più. Volete che vi faccia il disegnino? Con questa concludo, così ci riflettete e mi fate sapere. E cosa ne pensate? Scrivete sotto i commenti di questo video. E niente, dai, possiamo farcela, eh. Non è una battaglia perduta, se no non starà manco per. Cioè, starei manco a perdere tempo a dirvele queste cose. Io so che non è una battaglia perduta, però dipende molto da noi. Guardate bene questo video. E poi scrivete sotto quello che ne pensate. Vi amo da sempre. Vi ringrazio per essere stati presenti. Ho visto che molte persone si sono fatte anche un sacco di risate. No, ma questo è bello perché noi abbiamo capito come stanno le cose, ma non è che piagnucoliamo o drammatizziamo, no, anche perché ci abbiamo le soluzioni, dai. Vi amo tantissimo da sempre. Vi saluto. Sto leggendo i vostri saluti, vi ringrazio. Grazie a tutti. Non sono stato pessimista, vi ho detto come stanno le cose. Non ve le ho dette subito di colpo per non spaventarvi, ma. Ma noi comunque non sono pessimista perché ho detto che possiamo sicuramente cambiare la situazione. Superisti, sì, supereremo tutte queste avversità, sì. Vi amo a tutti da sempre. Ciao, ciao, ciao.